Inaugurata ad Augusta, la prima sede operativa in Italia della Fondazione Centro Servizi per il Mare di Bruxelles, uno spazio dedicato alle imprese pubbliche e private del comparto marittimo che faciliterà le connessioni tra l'amministrazione dell'Unione Europea e la logistica intermodale con il relativo bacino di utenti, oltre 350.000 imprese, cui si sommano le organizzazioni pubbliche e private per lo sviluppo di un sistema logistico moderno ed efficiente nell'area del Mediterraneo che generi valore ai suoi utenti al territorio tramite l'accesso diretto al fondo European Connecting Facilities. Presente all'inaugurazione il coordinatore Pat Cox, massimo esponente della Commissione Europea per lo sviluppo del corridoio scandinavo-mediterraneo delle reti di trasporto transeuropee, che si è congratulato per l'efficienza dell'autorità portuale di Augusta e con la Fondazione Centro Servizi per il Mare di Bruxelles, che ha seguito gli unici due progetti italiani che hanno avuto accesso al credito comunitario. Insieme al centro, alla Fondazione Centro Servizi per il Mare, rappresenta un momento di sintesi importantissimo, straordinario, mai avvenuto, che ci accompagna in questo percorso difficile ma di grande impresa, per la possibilità che ha quest'isola, questa Sicilia, che io spesso mi confondo, dico questa nazione, per il ruolo strategico che ha nel Mediterraneo. Con il programma di infrastrutturazione che abbiamo, e ripeto, con l'Europa vicino, è dimostrato dalla presenza di Cox e dalla Fondazione Centro Servizi per il Mare, io credo e dico che ce la possiamo fare in poco tempo, spero, penso in 3-4 anni, di realizzare questa imponente opera di modernizzazione dei nostri scali, completando un sistema logistico che a regime sarà uno dei più efficienti in Europa. L'obiettivo della Fondazione è quello di superare il gap che hanno tradizionalmente le amministrazioni locali di attirare e gestire fondi europei. Attraverso la collaborazione con la partnership con soggetti privati di primo ordine, riusciamo a convogliare gli investimenti delle organizzazioni private e quindi la disponibilità economica che questi portano sui progetti strategici nazionali. Un classico esempio di questo è l'iniziativa GAIN, che vede come protagonista il Ministero dei Trasporti in prima persona e indirettamente attraverso le autorità di sistema portuale, tra cui quella della Sicilia orientale, per la realizzazione di un'infrastruttura nazionale di distribuzione del gas. E sostanzialmente, oltre alle autorità portuali, partecipano investitori di primo ordine sul piano nazionale. Sono circa 40 investitori coinvolti nell'iniziativa GAIN, per fare qualche nome territoriale, Carotentori, Steni e quant'altro.